Cristina Bauer, torni in Italia, che campionato ti aspetti quest'anno? Allora, io mi aspetto un campionato molto competitivo, cioè so che noi dovremmo giocare due volte a settimana, sarà un campionato molto tosto, poi giocando anche la Champions so che saremo molto impegnate, però ho potuto vedere che tutte le squadre sono rinforzate durante l'estate e quindi sarà, secondo me, un campionato molto bello da giocare. Arrivi in una squadra nuova a Piacenza, ma in un ambiente che conosci bene perché ci sono tante giocatrici che hanno vestito la maglia di Busto con te qualche anno fa. Sì, io ho giocato per esempio 3 anni con Francesca Macon, poi conosco molto bene la Flotte Menas perché noi eravamo anche l'anno scorso molto vicine, lei giocando al Galatasaray, io al Fenerbahce. Poi conosco sì, la Giulia Leonardi, abbiamo giocato insieme, la Federica Valeriano e si allenava anche con noi quando era a Busto, la Veronica Taborelli. Quindi siamo comunque 5 a conoscerci e sì, arrivo. Questo è sempre un bel punto di partenza, soprattutto nelle squadre femminili, quando ci conosciamo tra di noi. Può essere un vantaggio anche in una stagione in cui nei primi 2 mesi giocherete sempre domenica e mercoledì, quindi non ci sarà tanto tempo per allenarsi. Sì, secondo me giocheremo anche così fino alla fine, cioè giocando anche la Champions, per noi saremo molto impegnate, vedo che avremo un mese di stop per Natale, quindi dovremo giocare sì, anche il campionato, secondo me martedì e mercoledì, però noi adesso iniziamo ad allenarci e secondo me sarà un bel campionato con tante partite importanti. Cosa ti ha convinto a tornare in Italia? Allora, mi ha convinto a tornare in Italia, direi che io ho avuto la possibilità di venire a incontrare i dirigenti di Piacenza, anche l'allenatore a maggio prima di firmare e la discussione che ho potuto avere con loro è stata molto positiva. Poi la mia situazione in Turchia è diventata un po' difficile, nel senso che noi eravamo in 6 stranieri per 3 posti in campionato e questo dopo 2 anni è stato un po' pesante. Volevo avere la possibilità di giocare sempre, di essere nella squadra su tutte le partite, quindi è stato sicuramente l'aspetto più importante per me. Ultima cosa, il tuo obiettivo, l'obiettivo tuo è anche quello di squadra? Ma l'obiettivo mio è di vincere, cioè ho vinto l'anno scorso, avevo già vinto uno scudetto in Italia, però so che il campionato italiano è molto difficile e questo mi dà tanta motivazione per vincere, cioè so che sarà un campionato difficile, quindi vogliamo partire bene e fare anche bene in Champions.